Alessandra, qual è la situazione delle persone coinfette dal virus dell'HIV e dell'epatite C? Beh, noi abbiamo 130.000 persone con HIV in Italia, sappiamo che almeno il 30% di loro ha anche una coinfezione con l'epatite C. La questione è molto grave perché noi sappiamo, la scienza ci ha insegnato che le persone con la coinfezione con l'epatite C e l'HIV progrediscono più rapidamente dei solo monoinfetti verso la malattia epatica, quindi cirrosi, carcinoma, eccetera. E quindi per noi avere questi farmaci nuovi adesso è un'urgenza. Consideriamo che almeno 10 anni fa eravamo il 60% delle persone con HIV aveva anche la coinfezione. Se adesso siamo passati al 30% vuol dire che abbiamo perso un sacco di persone in questi anni perché non sono riusciti a fare la terapia con interferone e ribavirina. Quante sono le situazioni particolarmente urgenti? Le situazioni particolarmente urgenti per noi non sono solo le persone in attesa in lista di trapianto o post trapianto. Purtroppo abbiamo pochissime persone con HIV in lista di trapianto perché non tutti i centri italiani fanno trapianto di fegato in HIV, per cui per le persone con HIV per noi l'urgenza è già è prima, cioè cirrosi addirittura compensata perché, come abbiamo detto, arrivano alla scompensazione in tempi molto brevi. I nuovi farmaci cosa possono portare a questi pazienti? Salvano la vita, l'ho detto prima, non tutte le persone sono riuscite a fare interferone ribavirina perché in aggiunta agli altri farmaci antiretrovirali gli effetti collaterali sono veramente gravi e alcune persone invece che ce l'hanno fatta farla però hanno fallito la terapia, cioè la carica virale dell'epatite non si è azzerata e quindi stanno progredendo verso la malattia epatica. Cosa chiedete alle istituzioni? Alle istituzioni chiediamo sì di cercare di spuntare un prezzo basso per poter curare tutte le persone che hanno bisogno, però chiediamo anche di pensare all'urgenza di quelle persone che non sono rientrate, non stanno rientrando nell'uso compassionevole e che non arriveranno fino al 2015.